ChatGPT può ritornare attivo alle 5 condizioni del garante. Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni e come ogni giorno qui davanti alla macchinetta del caffè virtuale selezioniamo la notizia imperdibile del mondo dell'innovazione e la commentiamo insieme. Come ogni sabato c'è un ospite, un caffettino a due voci e torna a trovarci l'avvocato Alessandro Vercellotti, l'avvocato del digitale. Oggi partiamo da una notizia importante perché il garante italiano che aveva stimolato la discussione nelle scorse settimane mandando un avviso a OpenAI che poi a sua volta ha bloccato il servizio ChatGPT, ecco, ha rilasciato 5 condizioni tali per cui la stessa OpenAI e il servizio ChatGPT può essere riattivato in Italia. Alcune sono interessanti, sono in qualche maniera normali, digeribili, altre sono un pochettino più estreme, più irrealizzabili. Ma non parleremo soltanto di questo con Alessandro, cercheremo di partire da qui per analizzare qual è la situazione di oggi e quale potrebbe essere anche il prossimo futuro per noi professionisti, imprenditori e chiaramente, perché no, studenti. E quindi Alessandro, ChatGPT ritorna in Italia? Assolutamente sì, ci sono buone e cattive nuove. Chiaramente il garante ha chiesto più, diciamo così, più informative, più trasparenze con dei passaggi che vanno rispettati 5, credo per esattezza, entro il 30 aprile. Assolutamente sì. E diciamo che le richieste sono anche importanti, perché come hai detto tu Mario, informative più trasparenti, possibilità di chiedere la cancellazione dei dati, una tutela verso i minori, quindi un controllo dell'età. Ma arriviamo pure al punto di dover fare degli spot in TV, sui giornali, sul web. Rivoluzione. Quindi vedremo sulle maggiori televisioni italiane uno spot che dice OpenAI ChatGPT è cattivo? No, non penso questo. Certo che l'idea di una comunicazione su un corretto utilizzo delle IA, su cosa fanno le IA e in generale su questo che è una novità per il grande pubblico è qualcosa che ci dovrà essere. Poi allo stato attuale il garante non ha ancora dettato delle linee guida per questi tipi di spot o comunicazioni, quindi siamo proprio agli albori, dovranno parlarsi fra di loro sicuramente. Qui tu dici entro il 30 aprile si può diciamo così rispondere, ci si può muovere e adempiere a queste tipologie di prescrizioni, ma come non aveva bloccato di punto in bianco il garante OpenAI, non l'ha sbloccato di punto in bianco, quindi ci sarà una chiacchierata, una trattativa. Sicuramente sì, si dovranno sedere a un tavolo, anche perché la spada di Damocle del 4% di fatturato o i fantomatici 20 milioni di euro ci sono e quindi penso che anche OpenAI abbia un interesse a trovare una soluzione, in qualche modo adeguarsi, perché stiamo parlando di un obbligo legale, non è un'invenzione quella del garante italiano, sta chiedendo l'applicazione di una normativa anche da parte di questa azienda. Però ci eravamo lasciati nella scorsa puntata, mi viene da dire, con una sorta di propagazione a macchia d'olio in altri paesi, addirittura negli Stati Uniti. Ecco, vorrei capire un po' la tua sensazione come avvocato, come esperto di digitale. Cioè, si è andati avanti oppure in qualche maniera siamo al punto di prima? Guarda, arriveremo a questo IA Act, quindi questo accordo a livello europeo. Quello che leggo in giro è che la direzione sarà molto più umanocentrica rispetto alla direzione cinese o americana e la visione dovrebbe essere quella come per la privacy, per il GDPR, dove sarà l'azienda che deve dimostrare di rispettare le prescrizioni legali e non passare ad esempio da un'autorizzazione o da un controllo preventivo. È chiaro che questo, finché non avremo un testo approvato nero su bianco, è teoria e fino certo. In fondo non si sa. Quindi tante condizioni per tornare attivi in Italia. Una delle cose che in realtà mi ha lasciato un po' stupito è il fatto di poter negare noi che utilizziamo ChatGPT e questa tipologia di intelligenza artificiale, negare i nostri dati a ChatGPT. Mi chiedo, ma come fa a funzionare se non gli diamo i dati? Questo è interessante, anche perché
dalla parte dell'intervento dell'utente, il garante ha detto: io posso richiedere sia come utente iscritto alla piattaforma, sia come utente esterno, quindi non iscritto a ChatGPT, la rettifica, la cancellazione dei miei dati. Ricordiamoci che le IA per lavorare elaborano montagne di dati e, come diceva il garante, questi dati potrebbero essere anche dati personali e potrebbero essere comunicati, potrebbero uscire dalla IA in modo corretto o meno, potrebbero esserci delle informazioni false comunicate dalla IA, da ChatGPT, al soggetto che fa una determinata richiesta alla IA. Abbiamo visto qualche giorno fa, l'abbiamo trattato anche all'interno del caffettino, che appunto l'intelligenza artificiale, fra virgolette, è finita in tribunale, anzi senza fra virgolette, diffamando un sindaco australiano, perché appunto interrogando l'intelligenza artificiale dava fondamentalmente un'informazione discriminatoria su questa persona. Esatto, è proprio questo il rischio. Quindi avere la possibilità di intervenire per poter richiedere la tutela poi dei nostri dati personali è qualcosa di lecito. Secondo me fa molto bene il garante a intervenire, visto che, ripeto, a oggi una regolamentazione a livello europeo non c'è e quindi dobbiamo un po' correre ai ripari con... Sono anche dei tentativi di intervento verso queste piattaforme, se ci pensiamo. Quindi, diciamo, in qualche maniera stiamo dicendo alle aziende e ai professionisti, ai privati, a chiunque è interessato di questa tecnologia: ma sai che se passa sta roba forse conviene mandare, la dico brutta, una PEC, una comunicazione, scrivere su un form di OpenAI, cancellami dall'intelligenza artificiale, c'è una sorta di possibilità di essere cancellati da questo database? Non è una cattiva idea, anche perché... Il discorso qual è? Nel momento in cui siamo Mario e Alessandro va bene, ma nel momento in cui stiamo parlando di un personaggio famoso, informazioni non corrette, richieste magari da centinaia, migliaia di persone, e possono anche influenzare le idee di queste persone con un'informazione che fondamentalmente è una fake news, magari perché la IA l'ha presa unendo informazioni qua e là che insieme danno un dato, un'informazione non reale. Quindi sì, guarda, quello che mi sta succedendo anche in questo periodo in cui lo sto testando anche con il mio nome e cognome, e se avete una VPN, se siete fuori dall'Italia, lo potete provare. Chiedete chi è Mario Moroni, vi mette un mix di me, un poeta scomparso, il presidente, l'ex presidente del calcio Lecce, tutto insieme. Quindi Mario Moroni è un podcaster 56enne, esperto di poesia medievale, e con tutta una serie di vicissitudini legali di altre persone, cioè, quindi è veramente un casino. Eh sì, assolutamente. E quindi avere una tutela, soprattutto se un domani queste IA prenderanno sempre più piede. Pensa cosa è successo con i social. 10 anni fa nessuno pensava che si cercassero informazioni sui social. Oggi è normale. Domani succederà con le IA e un'informazione falsa può creare danni pazzeschi. Assolutamente. E secondo te cosa succederà dopo il 30 aprile? Guarda, questa è una domanda a cui non so dar risposta. Vedo due strade. Una strada è quella del troviamo una soluzione, potrebbe essere l'inizio anche di un qualcosa, considerando che il garante italiano è stato il primo della fila rispetto agli altri garanti, oppure potrebbe esserci una chiusura totale come è stata con il primo provvedimento, quando OpenAI ha detto: sai che c'è, intanto io chiudo, poi ne parliamo. E secondo me sarà proprio, servirà una strategia di intervento prima ancora che legale, valutando opportunità, rischi e anche bacino, mercato, perché alla fine si sta parlando di business. Assolutamente. Grazie mille. Grazie Mario, grazie a te. Questo è il Caffettino Podcast e io sono Mario Moroni, ogni giorno, 7 su 7, 365 giorni l'anno, con una puntata diversa, con ospiti, con riflessioni e con tutto quello che non possiamo perdere all'interno del mondo dell'innovazione. Noi ci sentiamo domani per il super riepilogone della domenica e poi torniamo qui lunedì mattina alle ore 7, pronti, partenza via, che c'è tanto da vedere. Buona giornata e buon weekend!